Bentornati alle Invasioni Barbariche. Questa sera parliamo di western. Vi ricordate Scappo dalla città, La vita, l'amore, le vacche? Un film di un po' di anni fa che però è rimasto un classico. Quando si dice voglio cambiare vita, voglio fare una vita vera, selvaggia, insomma sta prendendo piede anche in Italia la mania del vivere western. Questa sera abbiamo degli ospiti eccezionali. Prima di tutti, signore e signori, Giuliano Gemma, che adesso noi questa sera l'abbiamo messa in quest'ambito cowboy. Beh, è vero che lei è stato un protagonista degli spaghetti western e poi ha fatto tante altre cose, sì. Però è rimasto insomma, nell'immaginario di tutti anche per Ringo. Sì, lei senz'altro. È affezionato a Ringo o un po' la sfinita? Ma io al genere western devo dire gli devo molto, perché avendo già fatto prima appunto di Ringo una decina di film, poi la fama, la notorietà, la popolarità, diciamo, è arrivata proprio con questo genere di cinema, anche se io ho cercato poi di allontanarlo. Non per farlo dimenticare, ma insomma per scostarmi un po' da questo genere. Devo dire che non ci sono riuscito molto, come vedete. Ah beh, vedo, è ancora abbastanza legato dai Camperos. Vi presento gli altri ospiti che sono. Il nostro film, la storia americana, la storia del... Loro raccontavano una storia del loro paese, insomma noi cercavamo di non cadere in errori madornali, ma di fare dei film d'azione con molte scazzottate, e sempre poi c'era la vittoria del buono contro... Guardate.